serata, buona domenica, ben ritrovati con l'Abruzzo e il pallone che torna a distanza di 14 giorni dopo la settimana in cui non siamo andati in onda, ma per il semplice fatto che c'erano in programma solamente recuperi. Torniamo a distanza di 2 settimane per raccontarvi il 31esimo turno del girone F di Serie D, contrassegnato da 3 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta, quindi tutto sommato un bilancio positivo per gli abruzzesi. La nota meno lieta è la sconfitta del Castelnuovo, che cade in casa contro il Tolentino, e poi un pareggio 0-0 per il Giulianova contro il Castelfidardo. Ma come sapete, oramai da un po' di settimane retrocedono le ultime due, quindi di fatto soprattutto in basso assistiamo a un campionato che ha poco o quasi nulla da dire. Vedremo le immagini nel corso della serata. Do la buona serata a Paolo Renzetti. Ciao Paolo. Ciao, grazie Jacopo, buonasera. Appena tornato dal notaresco, ma d'altronde con le partite che iniziano alle ore 16, diciamo che alle 17.30 come inizio di trasmissione si concilia con tempi... 19.30, la questione è molto molto ristretta, i tempi sono ristrettissimi e dunque non vado in redazione perché vedo Andrea Costantini che è ancora indaffarato giustamente nei servizi, nei montaggi e quant'altro, quindi tra poco andremo da lui. Saluto tutta la squadra di TV6, anche quest'oggi un lavoro davvero enorme. Andiamo a vedere i risultati, grazie soprattutto a chi ci seguirà anche questa sera. Come detto, turno numero 31 di campionato con la vittoria del Pineto d'Aprilia per 1-0, campo basso Atletico Porto Sant'Elpidio 1-1, dunque pareggio interno contro una formazione che di fatto è destinata al campionato di eccellenza per la capolista, e questo non fa scattare di fatto la matematica della vittoria del campionato per il campo basso. Castelfidardo Giulianova 0-0, Castelnuovo Tolentino 1-2, vi dicevo la sconfitta del Castelnuovo che peraltro deve ancora recuperare delle partite, è una situazione un po' precaria con tanti contagi Covid negli ultimi giorni, vedremo come andrà a finire. Matese Recanatese 3-2, Montegiorgio Reti 2-0, Notaresco Vasto Girardi 3-0, Agnonese Fiuggi 0-2, Vastese Cinzia Albalonga sul neutro di Pineto terminata 3-1. Vediamo la classifica sempre con l'ausilio della grafica: 68 i punti del campo basso, 62 per il Notaresco, 51 per il Matese, che dunque si prende la terza piazza a scapito della Cinzia Albalonga, che adesso viene raggiunta a quota 49 dal Pineto, 46 punti per il Castelfidardo, 45 per il Montegiorgio, 43 per Castelnuovo e Rieti, 42 punti per Recanatese e Vastese, 39 punti per il Vasto Girardi, 38 per l'Aprilia, 36 per il Fiuggi e anche per il Tolentino, 29 per il Giulianova e poi a 14 punti l'Olimpia Agnonese e a 11 punti l'Atletico Porto Sant'Elpidio. Diamo la buona serata in redazione ad Andrea Costantini. Ciao, ciao Andrea. Ciao a tutti, buonasera. Allora, cominciamo subito perché tra poco avremo il servizio di Notaresco Vasto Girardi. Paolo, allora ne approfitto per anticipare i temi di questa partita, quella del Vincenzo Savini, la vittoria dei rossoblù di Massimo Epifani, il contemporaneo pareggio del campo basso con l'Atletico Porto Sant'Elpidio. Che partita è stata e che clima si respirava alla fine in casa Notaresco, considerando che la sensazione è che alla fine il campo basso il campionato lo vincerà. Però fino all'ultimo bisogna dire, bisogna riconoscere a Notaresco che è lì. Beh, bisogna fare i complimenti al Notaresco per quello che ha fatto in questa stagione, per quello che sta facendo. C'è il rammarico, ne parlavamo, poi vedremo le interviste proprio con una mia domanda a Massimo Epifani sul fatto che comunque c'è il rammarico perché il Notaresco, soprattutto nei recuperi, quest'anno ha gettato al vento tanti punti e questi punti probabilmente costeranno la vittoria del campionato dopo la beffa dell'anno scorso. Insomma, io credo che quest'anno il Notaresco avrebbe anche meritato, al pari del campo basso, ci mancherebbe, la vittoria del campionato, però la squadra molisana è stata più regolare, il Notaresco anche per via del Covid che ha creato dei problemi alla squadra del presidente Di Giovanni ha dovuto fare i conti con dei contrattempi di troppo e alla fine questi
5-6 punti che sono stati persi per strada, soprattutto nelle gare casalinghe, e sono stati alla fine decisivi, perché se noi andiamo a vedere la classifica, il Campobasso ha 6 punti di vantaggio, considerando anche la doppia vittoria della squadra di Cudini negli scontri diretti. Però io credo che, insomma, il Notaresco debba essere da una parte soddisfatto per quello che ha fatto quest'anno, ma dall'altra parte non ci può non essere anche rammarico, perché con un po' più di fortuna, con un po' più di accortezza, probabilmente oggi il campionato sarebbe ancora apertissimo e non quasi chiuso, anche se è chiaro che la vittoria di oggi, il pareggio del Campobasso, permettono ai rossoblù di alimentare qualche piccola speranza, ma è chiaro che il Campobasso è padrone del suo destino e resta ampiamente, diciamo, per la squadra molisana, resta ampiamente alla portata la vittoria del campionato. Però ci andiamo a vedere il tuo servizio da Vincenzo Savini di Notaresco. Notaresco batte Vasto Girardi 3-0. Paolo Renzetti. Vince secondo pronostico il Notaresco per 3-0 sul Vasto Girardi e blinda il secondo posto, ma avvicina anche la capolista Campobasso, che resta comunque padrona del suo destino. Locali in campo in tenuta bianca, ospiti in maglia blu. Dopo le prime schermaglie al secondo sugli sviluppi di un angolo, palla a fraraccio per il Vasto Girardi, che sotto porta conclude però fuori. E così al dodicesimo, al primo vero affondo, la squadra abruzzese già in vantaggio. A quadro serve sull'out di destra Banega, che controlla il pallone, si accentra e dall'interno dell'area di rigore fulmina Safestas per l'1-0 del Notaresco. Gara che si mette subito in discesa per la squadra di Massimo Epifani, con l'argentino che tocca quota 15 nella classifica marcatori. Accusa un po' il colpo la squadra ospite, che stenta a reagire, e così ancora la formazione del presidente Di Giovanni, con lo scatenato Banegas a chiamare al lavoro il portiere molisano, che poi al 31esimo va a deviare in angolo, una conclusione della argentino bravo a smarcarsi in area. Rossoblù in controllo del match, con il suo attaccante principe, autentica spina nel fianco della difesa ospite. Al 39esimo c'è però un lampo del Vasto Girardi, con Mercai che in area conclude di potenza, trovando la traversa che salva così Sciba dal gol. Gara vivace con il Notaresco, di nuovo pericoloso poi al 42esimo minuto, quando ancora Banegas crossa in area per Palumbo, che litiga con il pallone prima dell'intervento di Dos Santos, terminato nel frattempo in fuorigioco. Al 44esimo Banegas Show, con slalom e conclusione questa volta alta dell'attaccante di casa. Nella ripresa, avvio di partita equilibrato fino al 13esimo, quando Palumbo in area ospite si divora il 2-0 colpendo il palo. Il Vasto Girardi è però vivo, visto che al 19esimo c'è lavoro per Sciba su conclusione di Gentile. Cresce la squadra di Prosperi, che al 22esimo grida il gol, ma sul colpo di testa ravvicinato di Mercai, Sciba è provvidenziale. Emozioni al Savini con il Notaresco, che poi al 25esimo chiede il rigore dopo un contatto in area fra Guglielmi ed il nuovo entrato Marchionni, con Raineri di Como che lascia però proseguire fra le proteste abruzzesi. La partita resta così in bilico, visto che al 28esimo è guida a dare lavoro ancora al portiere del Notaresco. Nella consueta girandola di sostituzioni si arriva nell'ultimo quarto d'ora con il Notaresco che rifiata, andando al 36esimo vicino al 2-0 con la punizione di Banegas, che fa terminare il pallone di un soffio al lato. Al 39esimo Vasto Girardi in 10 per il doppio giallo a Ruggeri, dopo il fallo del capitano molisano su Dos Santos lanciato a rete. Il raddoppio della formazione abruzzese è però rinviato, e arriva al 42esimo quando Marchionni, davanti a Safestas, non sbaglia per il 2-0. Gara chiusa a questo punto con Dos Santos, che poi si divora al 44esimo il tris, e con Banegas che al 47esimo segna il gol del 3-0, prima della festa finale per la vittoria, che mette al sicuro la piazza d'onore e che lascia aperto qualche spiraglio per il primo posto. Vittoria per 3-0, bel gioco, bellissimi gol. E allora Paolo, ti chiedo quanto è mancato nel tratto di campionato che dicevi te quest'uomo che salutiamo in collegamento, Ezequiel Banegas. Ciao Pocio, mi senti? Eccoci. Ah, non ci sente. No, non ci sente ancora, va bene. Tra poco ci torniamo, però quanto è mancato? È mancato tanto, perché Banegas si è rivelato quest'anno un giocatore decisivo per il Notaresco, perché è stato un autentico trascinatore e l'uomo gol di questa squadra. E quando una squadra viene a mancare l'uomo gol, il giocatore
con più qualità, giocatore che riesce più degli altri a trovare la porta avversaria, è chiaro che ci possono essere dei problemi. Quando non c'è stato Banegas, spesso, ma questo non vuole essere ovviamente uno sminuire il valore dei propri compagni, però quando non c'è stato Banegas il Notaresco ha avuto dei problemi. Lo dicevo prima, anche il Covid ha avuto la sua parte in questa stagione della squadra del presidente Di Giovanni, e quindi non sono mancate anche le problematiche. Certo è che se Banegas fosse stato disponibile per tutta la stagione, non c'è la controprova, ci mancherebbe, però probabilmente oggi staremmo a parlare di una classifica un po' diversa. Peccato, perché insomma questo giocatore ha dimostrato di essere davvero un atleta di categoria superiore per le giocate che riesce a proporre in partita. Il Vasto Girardi invece, Paolo, che impressione ha fatto? Il Vasto Girardi ha dimostrato di essere una buona squadra, la formazione di Prosperi si è salvata con largo anticipo, adesso al di là poi della decisione di far retrocedere solo le ultime due, è una squadra che riesce a proporre del bel gioco. Io l'ho vista quest'anno in diverse occasioni quando ha incontrato le abruzzesi, e oggi fino a 10-12 minuti dalla fine era ampiamente in partita, perché sull'1-0 la squadra di Fabio Prosperi ha avuto anche le occasioni per pareggiarla la partita. Poi quando sbagli è chiaro che gli errori spesso li paghi, e nel finale il Notaresco ha trovato i due gol, il raddoppio di Marchioni e poi la terza rete di Banegas, e ha chiuso la partita. Però il Vasto Girardi ha giocato una buona gara, e possiamo dire che per certi aspetti forse anche il 3-0 è un po' pesante per la squadra del tecnico pescarese. A proposito di tecnici, oggi erano di fronte due allenatori, sì, pescaresi doc, sì, Massimo Epifani contro Prosperi e Fabio Prosperi. Insomma, questa è anche una bella notizia, perché anche nella nostra regione ci sono allenatori che stanno facendo bene nelle varie categorie, e in questo caso in Serie D. Assolutamente, assolutamente sì. Io non so se mi sente Pocio Paganegas, probabilmente ancora no. Comunque rivediamo un attimo la classifica con l'ausilio della grafica, e poi andiamo anche da Andrea, aspettando magari che Banegas sia pronto. Sì, forse, oh, eccolo, adesso mi sente, lo vedo sorridere. Allora gli facciamo vedere la classifica al Pocio. 68-62. Pocio, senti, noi dicevamo, tu non ci sentivi, però io chiedevo a Paolo quanto è mancato l'uomo in collegamento in un tratto di campionato in cui probabilmente quella distanza si poteva accorciare, colmare un po'. Ciao Jacopo, ciao a tutti. Eccoci. Ciao. Vabbè, questo purtroppo... Non c'è la controprova. Sì, esatto, non lo possiamo sapere, perché alla fine... abbiamo comunque le ultime, cioè quelle partite che non ci sono stato io, abbiamo vinto le prime, poi ne abbiamo perse due, pareggiata l'ultima con l'Alba Longa ingiustamente. Quindi poi se vincevamo queste partite dicevano Banegas magari non serve, cioè è un po' relativo, penso. E nel percorso del campionato ci sono state le partite che magari potevamo tirare qualche punto in più, magari meritavamo qualche punto in più. Però è così, ormai quello che è passato è passato. Adesso mancano tre partite, noi ci siamo prefissati un obiettivo e cercheremo di fare il massimo per quello che ci compete. Senti Pocio, però io difficilmente ricordo una stagione tua così prolifica. Se il Notaresco non dovesse finire primo, certamente nella classifica dei marcatori, grazie a te potrebbe terminarci. Oggi avevi dall'altra parte uno dei tuoi competitor, Mercai. Cardella non ha giocato, a questo punto mi sembra che a poche giornate dalla fine Banegas almeno quella soddisfazione se la possa portare a casa. Sì, sì, certo, fa piacere perché è un lavoro che sto facendo dall'inizio dell'anno. Mi sono prefissato di migliorare la mia marcatura individuale, che era 16. Per adesso, quindi, però la cambierei assolutamente per la vittoria del campionato. Penso che l'obiettivo gruppale è molto più importante di quello individuale, perché alla fine vincere la classifica unionieri sì, fa piacere e tutto, ma l'obiettivo più importante è quello di vincere il campionato. Andrea, vengo da te, perché sei stato proprio tu a dire nelle settimane scorse, ricordo bene, se ci fosse stato
Vanegas in alcune settimane, probabilmente. Probabilmente staremmo parlando di un campionato differente. Beh, ma basta guardare quello che è il contributo che ha dato il Poggio al suo Notaresco, e poi la controprova non c'è mai nel calcio, però poi le discussioni si fanno anche sulle cose come le abbiamo viste. Se uno guarda il campionato del Notaresco sa bene che l'impatto di Vanegas è stato un impatto devastante, in positivo, e quindi il fatto che lui abbia saltato quel mese e mezzo è stato il mese e mezzo in cui si è creata la frattura probabilmente decisiva tra le due squadre. Poi Epifani diceva anche nell'intervista che ho ascoltato il rammarico anche di essere arrivati allo scontro diretto col Campobasso nel girone di ritorno dopo due settimane di Covid, e chiaramente lì la differenza fisica tra le due squadre poi si è vista. Però non perché qui il nostro ospite, ma insomma il Poggio sa che noi lo stimiamo, ma lo stimiamo soprattutto per quello che fa in campo, e la sua assenza è stata determinante. Quindi io penso che Campobasso sarebbe stato comunque primo in classifica a tre giornate dalla fine, ma non con 6 punti di vantaggio, e ora avrebbe più pressione. Io penso che Campobasso, dopo il passo falso di oggi, si rimetterà in sesto e Arieti non fallirà l'appuntamento con la vittoria. Però oggi c'era il primo match ball e invece il Notaresco ha vinto, e il Campobasso incredibilmente non ha battuto la squadra materasso del campionato. Questo può far aumentare un po' il rammarico, ma ripeto, l'assenza di Vanegas è stato il momento decisivo della stagione in favore del Campobasso. Assolutamente sì, peraltro rivedevo alcune azioni. Andrea, io voglio un tuo feedback adesso, magari. Paolo Dybala. Com'è? Paolo Dybala. Paolo Dybala, e però ti posso dire una cosa, allora, quando prende palla sulla destra e rientra sul sinistro, chiaramente nelle movenze, poi secondo me Vanegas è più forte, però ricorda come punta Politano, cioè si sposta il pallone sul sinistro per ma come poi... più forte mi sembra un po' esagerato, però ti ringrazio Andrea per le parole, e no, vabbè, è una caratteristica, un movimento che mi piace fare, con rispetto a quello che diceva Andrea del campionato. Sono d'accordo perché c'è stato il Covid, quest'anno è un anno proprio diverso da tutti gli altri anni, e noi purtroppo ci ha beccato il Covid prima della partita di Campobasso. Siamo stati praticamente 20 giorni a allenarci dentro gli appartamenti, senza poter uscire perché l'asset ci ha bloccato, e quindi non è una scusa, però anche questo ti fa vincere, nel senso la fortuna di non beccare questo maledetto virus e magari allenarti con continuità. Non giochi per magari 2 settimane, poi giochi domenica, mercoledì, domenica, cioè sono tutte cose che fanno purtroppo che è stato un anno anomalo, e vince chi si adattava di più, insomma. Non, alcuni dicono magari che il Campobasso è più forte e lo deve dimostrare ancora perché ancora non ha vinto sul campo, però anche quest'anno secondo me il fattore tra virgolette fortuna, tra virgolette bravura, era determinante, insomma. Certo. Ci andiamo ad ascoltare le interviste, perché peraltro non mi ha fatto neanche finire, perché prima avevo detto il paragone un po' più Politano, però anche se su fronte opposto, quando invece punta direttamente l'avversario e lo salta, sembra Sané. Avete presente Sané? La Madonna, bravo, grazie. Ho detto sembri, mica no, sembri. Grazie, no. Allora, come posizione in campo Politano ci può stare. Il primo gol è il gol che fa Dybala, cioè che ti punta e poi calcia sul palo del portiere, sorprendendo il portiere con un tiro più di precisione che di potenza, ma tutti si aspettano il tiro sul palo lontano e lui la piazza sul primo palo. Quello è il gol alla Dybala. No, io lo dicevo perché ovviamente Dybala e Politano hanno due, ma siccome uno lo conosco, l'altro tendenzialmente no. Allora ho voluto recuperare. Se Notaresco e Campobasso arrivano a pari punti, che succede? Spareggio. C'è lo spareggio, perché nei dilettanti è previsto lo spareggio, non è come nei professionisti. Sì, campo neutro. Sul campo neutro, esatto. Oh, ci andiamo ad ascoltare le interviste, poi torniamo col Poggio Vanegas. Vi fai una bella vittoria. Secondo posto blindato, meno 6 dal primo posto del pareggio del Campobasso, insomma meglio di così oggi non si poteva fare.
Sì, siamo contenti di questo e continuiamo il trend che stiamo facendo dall'inizio del campionato. E queste sono partite non facili perché si gioca a giugno inoltrato e poteva sembrare che il campionato era finito per il fatto delle non ci sono retrocessioni, quindi la squadra sta facendo veramente grandi cose dall'inizio e siamo contenti anche dell'andamento di oggi, dei risultati, quindi continuiamo, ci abbiamo una piccolissima speranza, ci la giocheremo fino all'ultimo secondo di questo campionato. Si è tornato in panchina dopo un mese, cosa hai provato? Ma è emozione sicuramente, perché poi quello che mi è successo è acqua passata e ho passato dei giorni veramente duri, però si va avanti, ma l'affetto dei ragazzi, l'affetto della società, l'affetto di tante persone che mi sono state vicine in questo periodo è molto bello e quindi è passato anche questo e niente, andiamo avanti a lavorare sul campo e fare quello che sappiamo fare, che l'allenatore, i giocatori. Prosperi, è arrivata questa sconfitta con il Notaresco, eppure fino all'1-0 il Vasto Girardi era ampiamente in partita, poi il finale è stato un finale con due reti che hanno praticamente chiuso la gara. Sì, ma anche l'espulsione mi sembra veramente esagerata, cioè non protesto mai con gli arbitri, però mi sembra esagerata perché è stato un fallo, una palla di rimbalzo, mi sembra estremamente esagerata. La prestazione secondo me è stata molto positiva, è normale, abbiamo fatto dei cambi come è giusto che sia a questo punto della stagione, perché però sono contento, il ragazzo il 2005 sta fatto un'ottima prova, alla fine noi anche se siamo salvi da un pezzo continueremo così fino alla fine a giocarci la partita fino al 90esimo del 20 di giugno cercando di ottenere qualche altro punto per onorare la classifica e per mettere in mostra i ragazzi che abbiamo. Queste le prospettive del Vasto Girardi. Poi prima di salutarti, poi non so se ci sono domande da parte di Paolo o da parte di Andrea, settimana prossima si va in trasferta con la Recanatese. Senti, una domanda, ha un po' perso adesso con le retrocessioni delle ultime due questo finale di campionato un po' di brio, un po' di fascino, un po' anche di giusta tensione? Assolutamente sì, veramente non dico campionato falsato ma quasi, nel senso non puoi togliere i play-out a un momento di così determinante della stagione, cioè anche per noi e per il Campobasso, non per altro, ma perché anche con noi le squadre, cioè il Tolentino ha giocato che già sapeva che era salvo, ma adesso il Campobasso deve andare col Rieti, col Fiuggi, che magari si potevano giocare la salvezza, i play-out che erano là dentro, e adesso giocano un po' più rilassati, ecco. Quindi alla fine è stato un po' una delusione questa, togliere i play-out e non togliere ancora i play-off che non servono praticamente a niente, quindi è stata veramente una scelta che non condivido assolutamente con la Lega. Paolo, domanda? Sì, domanda flash che voglio dire in questi momenti della stagione si fa spesso. Adesso al di là di quello che sarà l'esito di questo campionato, la prossima stagione Ezequiel Banegas dove giocherà? Ezequiel Banegas deve finire queste tre partite con Notaresco a dare tutto per questa maglia, perché la società, il mister, lo staff, i miei compagni si sono comportati veramente bene e ho trovato il mio ambiente perfetto, tra virgolette, e aspetto una bimba con mia moglie, quindi siamo in un momento felicissimo. Auguri allora. Grazie. E quindi noi cerchiamo con la mia famiglia di stare bene e fare bene queste tre partite che mancano, anche per dare un finale di stagione a livello collettivo, a livello individuale, super positivo. Poi se ne parlerà dal 21 giugno in poi. Fino adesso io sono del Notaresco e vedremo che capiterà più avanti. Andrea? Sì, allora due cose. Un po' Paolo mi ha bruciato la domanda. Io tempo fa ho detto che Notaresco sarebbe opportuno riuscisse a confermare questo gruppo in caso di secondo posto per riprovarci nella prossima stagione. Anche se non nego che dopo una stagione del genere qualche squadra di D importante o qualche squadra pro possa bussare alla porta di Banegas, e di fronte a un'offerta irrinunciabile e ci sta anche che il Pocio vada via senza precorrere i tempi, però insomma sarebbe naturale, però l'auspicio è che il Notaresco possa confermare quanto più possibile questo gruppo e riprovarci se sarà secondo posto. Però chiedo al Pocio se vuole aggiungere qualcosa a quello che ho detto, e poi anche se questa domanda andrebbe fatta più alla società, ma
la parola ripescaggio la pronunciate perché per quello che ha subito il Notaresco lo scorso anno, un mezzo torto, e il campionato di quest'anno, magari una Serie C ci potrebbe stare, sarebbe la giusta ricompensa a queste due ottime stagioni. Sì, Andre, sono d'accordissimo con te, perché Notaresco è una società seria che paga, che ha degli obiettivi, che è molto organizzata e quindi meriterebbe questa chance. Ma ne parlate che purtroppo... tra di voi? No, sinceramente no, questo non per bruciarti la domanda, per non rispondere, però sinceramente non ne parliamo, perché a parte che ancora non è finita, ci abbiamo una piccola speranza, certo. finché non è secondo posto ci crediamo, ovviamente sarei un folle a non pensare che è difficile, ma ancora ci crediamo, però ti ripeto, queste parole, queste cose non riguardano prima noi. Non so se la società si sta facendo un'idea o meno, sinceramente. Bene. Grazie Pocio, io ti ringrazio davvero tanto, grazie anche al Notaresco ovviamente per averci messo a disposizione il capocannoniere del girone F di Serie D. Grazie, ovviamente auguri di nuovo per questioni più familiari, molto più belle, grazie. Molto più allegre. Queste sono le cose che alla tua compagna vanno... Grazie mille, grazie a voi, grazie Jacopo. Ciao Andrea, un abbraccio forte a tutti, grazie. Ciao Pocio, ciao. Grazie al Pocio Banegas. Ciao. Paolo, io ringrazio anche te. Grazie, noi grazie andiamo in pubblicità, poi al rientro al tuo posto ci sarà Roberta Di Sante per Vastese Cinzia Albalonga, tra poco. Eccoci rientrati, seconda parte dell'Abruzzo del pallone, come promesso, promessa mantenuta, con noi Roberta Di Sante. Ciao Roberta. Ciao Jacopo, buonasera a tutti. Cambiati i colori, sono quelli della Vastese oggi, 3-1 alla Cinzia Albalonga, vediamo il tuo servizio. Sul neutro di Pineto la Vastese, che sconta oggi la squalifica dell'Aragona per i fatti del post derby contro il Notaresco, ospita la Cinzia Albalonga, terza forza del girone, senza l'infortunato Franzese e Martinez che ha lasciato il club biancorosso. D'Addario conferma il 3-5-2 con Obodo a fare da regista e la coppia d'attacco composta da Martiniello e Mamona. Assenza pesante in avanti per il tecnico della Cinzia Chiappara, che deve rinunciare allo squalificato bomber Cardella al suo posto Cardillo. La formazione aragonese approccia con il piglio giusto e dopo appena due giri di lancette passa. Obodo si propone sulla sinistra e mette in mezzo un pallone invitante per l'inserimento perfetto di Diarra, che con grande tempismo anticipa tutti e deposita in fondo al sacco l'1-0 Vastese. La risposta della Cinzia al decimo con un potente diagonale dalla distanza che termina al lato. La Vastese è cinica quanto basta e quando si fa vedere in avanti riesce ad essere pericolosa con gli inserimenti dei centrocampisti, massimizzando al massimo le occasioni avute. Al sedicesimo arriva anche il raddoppio con Barbarossa, che con un gran sinistro a incrociare insacca all'angolino e fa 2-0. Ma la Cinzia non ci sta e in 5 minuti sfiora per due volte la rete che riaprirebbe la partita. Al 23esimo, disimpegno errato di Di Filippo, ne approfitta Panaioli che costringe Di Rienzo al miracolo. Si salva con l'aiuto del palo l'estremo Vastese. Sul secondo palo c'è in agguato Traoré, ma in posizione di fuorigioco per il direttore di gara. E al 28esimo, con la punizione magistrale di D'Agostino, che pennella una traiettoria a rientrare perfetta con la sfera che si sta stampa sul palo, secondo legno per la Cinzia, che nel finale incassa anche la terza rete di una Vastese scatenata. Al 44esimo, azione in ripartenza degli aragonesi con Martiniello che riceve palla in area e con una bella girata insacca a fil di palo il tris biancorosso. Il primo tempo termina così sul parziale di 3-0 per gli aragonesi. Doppio cambio in avvio di ripresa per gli ospiti con Van Ransbeck e Magliocchetti, che prendono il posto di Panaioli e Santarelli. Ma è D'Agostino l'uomo più pericoloso dei laziali, che al terzo accorciano le distanze. Il numero 10 scambia con Cardillo e poi fa partire un velenoso rasoterra che si insacca a fil di palo per il 3-1. Ancora la Cinzia spinge in avanti al 13esimo, conclusione a giro di Alessandro Barbarossa, che rientra sul destro e spedisce di poco fuori.
poi occasionissima ospite dopo appena due minuti con Cardillo che dal limite sfiora di un niente il gol del 3-2. Abbassa troppo il baricentro in questo frangente lavastese che soffre il ritorno dei laziali, così prova a cambiare qualcosa mister D'Addario, fuori di Arrà e Martiniello, dentro Di Prisco e Bernardi, e al 22esimo proprio Di Prisco prova a servire Mamona che viene anticipato in extremis da Santilli in uscita, mentre al 27esimo il numero 10 si mette in proprio, rientra e fa partire la conclusione troppo centrale e Santilli può bloccare. Nei minuti finali Lavastese abbassa i ritmi e controlla il doppio vantaggio con i laziali che cercano di accelerare ma non riescono a concretizzare occasioni pericolose perché la difesa della Lavastese è attenta. L'ultimo sussulto in pieno recupero con la girata pericolosa di Di Vico che termina fuori di un niente. Finisce così 3-1 per Lavastese che onora il campionato con una grande prestazione contro un degno avversario, conquista la seconda vittoria consecutiva e fa bottino pieno portandosi a 42 punti in classifica. La Cinzia Albalonga invece perde il terzo posto, scavalcata dal Matese. Ma abbiamo avuto 4 palle gol, ne abbiamo fatte 3. E loro hanno avuto una palla gol, e diciamo che siamo stati bravi e fortunati al primo tempo. Il secondo tempo poi abbiamo speso anche tanto al primo, molto caldo, e ci siamo un po' adeguati e adattati. C'è stata quella riapertura con quel gol, altrimenti insomma qualche traversone, qualche mezza palla, insomma, dove sinceramente insomma andare sul 3-0 diventa poi difficile cambiare la partita, soprattutto con questo caldo da parte degli avversari, contro una squadra che è un'ottima squadra, che sta facendo molto bene, è la terza forza del campionato, e quindi noi siamo contenti anche per questo. Oggi abbiamo perso una partita per l'approccio che abbiamo avuto meritatamente, perché siamo arrivati a giocare questo impegno che sapevamo difficile, perché nessuno ti regala niente, e abbiamo approcciato malissimo la partita, e noi non ce lo possiamo permettere perché diventiamo una squadra normale. Noi abbiamo costruito una nostra identità e la nostra classifica basandoci sull'identità di gioco e con umiltà e con dei concetti, dei principi ben chiari. Sconfitta meritata, Roberto ha detto Chiappara, e io sono d'accordo. Oggi abbiamo visto insieme la partita, bisogna dire, grande primo tempo della Lavastese, Cinzia Albalonga che ha colpito nel primo tempo due legni, però in un complesso di primo tempo in cui la formazione di D'Addario ha giustificato l'intervallo al 3-0. Assolutamente, a me è piaciuto personalmente moltissimo Obodo, ma anche Diarra, insomma comunque la formazione di D'Addario è stata protagonista di un primo tempo assolutamente eccellente, oggi al cospetto di una squadra che fino a poche ore fa diciamo anche che la Cinzia Albalonga era terza in classifica, scavalcata dal Matese proprio in virtù di questa sconfitta, ovviamente, agganciato dal Pinedo. Ovviamente nel corso del secondo tempo, un po' per il caldo, un po' perché comunque si era già sul 3-0, è normale che Lavastese tentasse di allentare i ritmi, per cui anche poi ecco, nel complesso, come dicevi tu, la vittoria è meritata perché comunque nel corso della ripresa non ha rischiato tantissimo. Sì, è vero che ha sofferto un po' il ritorno della Cinzia Albalonga, forse si è andata più spesso a complicare la vita da sola che di quanto non abbia fatto la Cinzia Albalonga. Perché c'è stato un frangente del secondo tempo in cui ci sono stati tanti errori, probabilmente c'è stato un calo di tensione anche mentale, anche in virtù del parziale, no? Del 3-0 rotondissimo con cui è terminata la prima frazione, e quindi questo calo di tensione ha portato qualche errore di troppo, però poi dopo la formazione si è ricompattata anche con i nuovi ingressi e ha controllato, è riuscita a controllare bene nel finale, una vittoria sicuramente meritata. Posso chiederti gli up e down in casa Lavastese, cioè chi è andato meglio, chi meno bene, diciamo così, perché male oggi non ha giocato oggettivamente nessuno. Male non ha giocato nessuno, forse, mamma mia,
i due. Beh, a me, allora, in difesa mi è piaciuto Altobelli, ma ti dico quelli che mi sono piaciuti, di conseguenza facciamo così, ecco. Mi è piaciuto Altobelli, mi è piaciuto Obodo, Diarra, Martiniello, Barbarossa, vabbè, forse un pochettino più sottotono Mamona, nel senso che ha fatto più lavoro sporco, sì, piuttosto che magari non è andato, ecco, non è andato lui a segno, però ha fatto un po' più lavoro sporco. Però è anche vero che quando ha avuto palla in profondità ha giocato male. Sì, andava, molto, è difficile molto trovare qualcuno che ha giocato male oggi. Mi rendo conto di averti fatto una domanda però dai, almeno per il 50% complicatissima. Ho provato a risponderti. Ti chiedo un'altra cosa invece: quanto secondo te l'agenzia Albalonga, per dall'altra parte, abbia un po' sofferto davanti l'assenza di Cardella, che è vero che dietro a Banegas per gol realizzati, però è anche vero che Cardillo, per quanto ci abbia provato, probabilmente non è Cardella, ecco. Sì. Benché i due somiglino dal punto di vista del cognome, però non sembra è un gioco. La stessa cosa. Esatto, sembra uno scioglilingua, ma sicuramente è pesata moltissimo, a mio avviso, perché è vero che poi ci sono anche altri interpreti. Il capitano della Cinzia Albalonga si è proposto molto. Angelilli, Cardillo ha fatto il suo, però sicuramente l'assenza di un giocatore che ha realizzato sin qui 14 reti all'attivo indubbiamente si è sentita. Devo dire che sono stati bravi anche i difensori della Vastese a controllare bene, però sicuramente con Cardella in campo magari avrebbe potuto fare qualcosa di più la Cinzia Albalonga. Domanda specifica. Vai. Che hai fatto a Fulvio D'Addario, la cui risposta sul futuro ascoltiamo nell'intervista, nel pezzo di intervista che abbiamo messo da parte. Io a Vasto sono stato bene, per nulla dire, sono stato rispettato, sono uscito quasi mai, mi sono dedicato al 100% alla causa e devo dire che ho trovato dei ragazzi molto validi. Per sposarsi bisogna essere in due, per essere in due bisogna stabilire che cosa si vuole fare con la coppia, se si vogliono i figli, se non si vogliono, se ci sono i soldi, se si vogliono fare le nozze, si può fare tutto e di più. La chiarezza, l'organizzazione e soprattutto la serietà sono alla base di Fumo, ok? Allora noi dobbiamo essere, o meglio, sono alla base del programma. Noi non possiamo vendere Fumo. Io in primis, perché in Italia conoscono chi è D'Addario per la serietà. Poi da allenatore possono dire anche che è scarso. Quindi la serietà è la prima cosa. Non stiamo al momento per fare i bilanci, perché mancano 3 partite, noi le vogliamo fare bene. Quando ci siederemo a tavolino, vediamo che cosa si vuole fare. Però io sono molto sereno e tranquillo. Ho rifiutato per una stretta di mano una squadra di serie B come Bologna, e io allenavo una squadra abruzzese di C1 a 38 anni, e quindi questo la dice lunga su quello che penso io del calcio. Bisogna fare calcio, non pallone. Pallone è una cosa, il calcio è un'altra. Che sensazione in 20 secondi, che sensazione hai avuto? Perché poi voglio l'opinione di Andrea. Ma io più che altro... Cioè, ha detto, per fare un matrimonio bisogna essere in due, bisogna stabilire le regole del rapporto, cioè ha ovviamente con metafora dicendo se si vogliono figli, certo, e quant'altro, bisogna stabilire prima le regole e poi sedersi a tavolino e valutare quello che è giusto, se è giusto andare avanti oppure no. Ma la sensazione che ho avuto io poi ho fatto la stessa domanda al contrario anche al presidente Bolami, che ha detto D'Addario sta facendo bene, per cui se il mister vuole rimanere ne parleremo, io sono disposto a, diciamo, andrebbe benissimo che per me che rimanga. La sensazione è che probabilmente non c'è attualmente forse un progetto così chiaro da parte della società, perlomeno è quello che sembra dalle parole di D'Addario, perché se lui dice bisogna vedere quali sono le condizioni, probabilmente non se ne è ancora parlato bene. Sì, però, questo è vero.
però la sensazione è che ci siano parecchie cose ancora da chiarire, probabilmente ci sono ancora dei tasselli da rimettere a posto e la società potrebbe cambiare qualcosa. Andrea, sento che ha detto D'Addario? Sì, io mi affido al virgolettato di Roberta. Il presidente Bola mi ha detto se vuole restare vediamo. Cioè, in realtà ha detto così Bolami. Sta facendo bene, quindi per me può rimanere. Se vuole restare, in realtà bisognava capire se la società intanto è, visto che è la società che prende gli allenatori e che li stipendia, anche se qui parliamo di regime dilettantistico, ma intanto la Vastese ha intenzione di proseguire il lavoro con D'Addario? Da quello che mi ha detto Bolami, sì. Ok, perché più che dalla volontà di un allenatore si deve partire dalla volontà della società di dare ancora mandato all'allenatore, e poi l'allenatore deve essere chiaramente d'accordo con il programma ed è libero di accettare o meno la proposta. Fatta questa puntualizzazione, la sensazione è che insomma D'Addario ha lavorato nella Vastese, ha fatto bene, ha fatto crescere la squadra, ha valorizzato dei giocatori. A sentirlo parlare così, mi sembra che lui non sia convintissimo e quindi insomma voglia parlare con la società, capire dalla società se c'è la disponibilità a fargli una proposta per il prossimo anno, e se c'è questa proposta lui vuole d'altro canto capire come la società sarà organizzata, come sarà strutturata e che tipo di programma ci sarà, perché dopo aver fatto questo campionato, aver raddrizzato la baracca, immagino che D'Addario, visto anche che ha un pedigree importante, non resti per fare un campionato anonimo o da semplice salvezza, resta per fare un campionato d'avanguardia. Ma certo. Questo mi affido allo spessore dell'allenatore e allo spessore del suo pedigree, però per fare un campionato importante serve che la società metta sul piatto soldi per costruire una squadra ambiziosa e un tipo di organizzazione che sia all'altezza appunto di un campionato da primi posti. Io ho letto così le sue parole, poi il presidente potrà smentirci lo stesso mister, ma se devo dare un'interpretazione a quello che abbiamo ascoltato, questa è la mia. Guarda, io da tifoso, non della Vastese, di altra squadra di Serie A, non me ne voglia nessuno, però le parole di D'Addario assomigliano tanto a quelle di un mio ex allenatore, ecco, mettiamola così. Abbiamo capito chi, diciamo che è uno di quelli che adesso sta rifiutando il Tottenham. Il parallelismo, diciamo, va bene, che ci può stare. Si fa per ridere. Roberta, resta con noi perché cambiamo argomento, andiamo a vedere la vittoria del Pineto ad Aprilia per 1-0, poi la commentiamo con te. Allo stadio Quinto Ricci il Pineto vince per 0-1 contro i padroni di casa dell'Aprilia dopo un primo tempo a reti inviolate. Nella ripresa Pepe a tempo scaduto sblocca un match e vola sempre più in alto nella classifica playoff. Calcio d'inizio per gli ospiti, partono forte gli adriatici, assist illuminante di Minincleri, Romano non trova Minnozzi per questione di centimetri, si avventa Mastrippolito ma il numero 27 svirgola la conclusione. Ancora i biancazzurri premono, sempre Minincleri per Minnozzi, sventola una posizione irregolare Mocci di Oristano, Paletti di Crema fa giocare e nel proseguo dell'azione Romano trova Salvati in presa bassa, sempre i ragazzi di Pomante cercano il vantaggio su corner, Minincleri tiro cross con Bratelli che sfiora da posizione più che ghiotta e non riesce a impattare la sfera, l'Aprilia risponde a fine primo tempo, Luciani per Pesone, il numero 8 non in quadra il bersaglio grosso. Nella ripresa i pontini si affacciano con la ghigna, Mercorelli blocca senza problemi, azione fotocopia dalla catena di sinistra, Succi di testa sorvola la traversa, la squadra del presidente Brocco non si lascia intimorire, Minincleri stoppa, prende la mira e conclude, palla fuori di poco, il Pineto vuole il vantaggio, Romano furbo arriva tu per tu con Salvati che risponde egregiamente sul rimpallo, Mastrippolito conclude a botta sicura, i pontini
Contini si stavano sulla linea a mettere a mani, millantano un tocco di mano e un calcio di rigore. Botta in risposta dei biancocelesti, Bosi di controbalzo, pallone che sibila sul fondo. La partita si accende, Maestri poi cross velenoso al centro e pallone che finisce tra le braccia di Salvati dopo una carambola. 10 minuti dopo Luciani per questo fallo a centrocampo riceve il secondo giallo di giornata e lascia i suoi in 10. I ragazzi di Galluzzo perdono la testa per questa gomitata di Laghigna, i laziali rimangono addirittura in 9 uomini. Gli abruzzesi d'orgoglio vogliono la partita e l'intera posta. A 2 minuti dal termine Capitan Pepe si prende tutte le responsabilità del caso, conclude da fuori area e trova un Eurogol sotto il diluvio. Non succede più nulla, il Pineto vince di misura per 0-1 contro una grande Aprilia e vola sempre più in alto nella classifica playoff. Sì, sì, è stata una vittoria sofferta. Una partita giocata secondo me bene, abbiamo sofferto il primo quarto d'ora del primo tempo perché siamo rimasti un po' sorpresi dal modo della squadra avversaria, perché si è schierata con 4-2-3 e noi abbiamo preparato tutta la settimana con il 3-4-1-2, però penso che occasioni da parte dell'Aprilia non ci sono state. E abbiamo avuto tante occasioni per andare in vantaggio, è normale che poi una volta che c'è stata la doppia espulsione la partita è venuta da parte nostra, però era difficile fargli male perché loro si sono chiusi dietro e chiudevano gli spazi e poi grazie a una perla di Alfonso Pepe siamo riusciti ad andare in vantaggio e poi abbiamo gestito. No, io sinceramente quando ho visto Alfonso che stava tirando in botte ho detto calma, non tirare, poi fortunatamente fatto un gran gol, sono contento per lui perché se lo merita, ma sono contento soprattutto per la squadra perché oggi non era facile, abbiamo incontrato una squadra forte e oggi abbiamo stato la nostra forza e sono contento perché dopo 10 giorni ripartire così in forte non era facile. Adesso dobbiamo pensare subito alla partita di Castelnuovo, è un derby, è una partita difficile, è una partita ravvicinata, quindi dobbiamo stare subito concentrati perché dobbiamo fare 3 punti. Sì, sì, ma è normale, io in settimana è venuto a mancare il papà di mia moglie, è normale, dedico la vittoria a tutta la famiglia di mia moglie, soprattutto a mio suocero che non c'è più. Sono cose che succedono, mi dispiace, però questa è la vita, si deve andare avanti e lui per me era una persona speciale, una persona buona. Normale che dedico questa vittoria soprattutto a mia moglie che in questo periodo sta soffrendo. Ma l'ho detto prima, e adesso dobbiamo pensare a mercoledì o Castelnuovo, è un derby, è una partita difficile, è normale che affrontiamo una squadra che è da tanto tempo che non si allena, ha avuto problemi Covid come noi, però noi dobbiamo pensare al Pineto, dobbiamo pensare a noi e dobbiamo pensare a fare la nostra partita perché siamo in grado anche di vincere senza problemi. Complimenti al Pineto, ovviamente un abbraccio alla famiglia di Marco Pomante che qualche giorno fa ha perso il suocero, quindi davvero un abbraccio a Marco di vero cuore da parte di tutti noi e ovviamente anche alla moglie Valentina. Roberta, anche te, rivedendo le immagini, quando hai visto Alfonso Pepe che saluto, hai pensato, oh mio Dio, dove tira e come tira, in drop di controbalzo, un gol sì, fantastico, infatti, alla Mininkleri, che non è nelle corde di Alfonso. No, non me ne voglia Alfonso che saluto, sicuramente non ci si aspettava magari da lui un numero di questo genere, però vanno ogni tanto, ecco, magari si pensa più che possa segnare di testa, no, Alfonso? Da lui invece è arrivato questo gol che è un gol pesantissimo perché è arrivato nel finale una partita che probabilmente il Pineto, se non ci fosse stata questa prodezza balistica, non sarebbe riuscito a portare a casa, nonostante rivedendo gli highlights il Pineto ha da quello che perlomeno da quello che sembra dai 3 minuti ha avuto diverse occasioni, sì. Mi sembra abbia giocato di più rispetto all'Aprilia, ha avuto più occasioni rispetto all'Aprilia, però
pur tra l'altro giocando nel finale in superiorità numerica, probabilmente senza questa prodezza balistica, certo, la partita sarebbe finita 0-0. Per cui sono tre, sì, punti pesantissimi. Pepe da capitano ha guidato la sua squadra verso la vittoria ed è veramente un gran gol che porta, insomma, che ha un peso specifico in questo momento molto molto importante. Ci chiedono se questo Pinetto ci piace, rispondo io, poi rapidamente rispondete anche, sì, te Andrea. Posso dire la verità? Sì, molto, e spiego perché. L'ho visto un paio di volte in questa stagione, anche sotto la gestione Pomante, io parlo, anche in un pomeriggio come quello di 10 giorni fa dove ha perso con la Vastese, l'ho visto a Notaresco, mi sembra una squadra, ed ecco perché dico che mi piace, estremamente organizzata, e tutte, sì, le squadre che hanno una grandissima organizzazione di gioco, sia in fase offensiva, ma ancora di più, mi permetto di dire, in fase difensiva, e l'allenatore, ex grande difensore, ne sa qualcosa, l'estrema organizzazione di questa squadra è quello che rende, perché poi facile riempirsi la bocca col calcio spettacolo, ma se non sei organizzato il pomeriggio in cui il calcio spettacolo non ti riesce, la partita a casa non la porti. Spero di essere stato esaustivo, Roberta, e poi Andrea. Sì, no, la penso più o meno come te, nel senso che è una squadra sicuramente più equilibrata, che con l'introduzione di questo nuovo modulo ha trovato un sistema di gioco che gli permette di essere più efficace sia in fase propositiva che in fase difensiva. È una squadra molto solida, aggiungo io. Andrea, questo Pinetto ti piace? Ci scrivo da casa. Mi piace soprattutto nella gestione che sta facendo Pomante, che sta tornando bene, e oggi in realtà il turnover è stato forzato da tante assenze, però quando si gioca così tanto come il caso del Pinetto degli ultimi due mesi, riuscire ad avere questa continuità di risultati, e poi dentro questa continuità ci sono prestazioni migliori, dove la squadra si esprime meglio. Ad esempio, una delle partite migliori è stata quella di Genzano, non è stata vinta, ma quello è stato un partitone. E partite come quelle di oggi, dove la squadra non è lucida, però riesce a portare a casa il risultato, e questo è sinonimo di grande maturità. Quindi sì, Pinetto, che ha trovato la strada giusta, la strada maestra, sta finendo bene la stagione. Se si disputeranno i playoff, il Pinetto ha iniziato quel tipo di sentiero, e anzi, non ce ne voglia il Castelnuovo, ma se dovesse vincere il derby andrebbe addirittura al terzo posto. Quindi come fa a non piacere un Pinetto che fa questa striscia di risultati? Chiudo con una notazione: appena è finita la partita, Giorgio Galluzzo, allenatore dell'Aprilia, è andato subito ad abbracciare Alfonso Pepe. Perché? Perché i due, quasi una vita sportiva fa, erano compagni di squadra. A Chieti? In realtà no, perché io poi questo pomeriggio ho detto Chieti, ma in realtà io ricordo addirittura Celano, e ho controllato, sì, sì, nella stagione 2006-2007, quando Pepe era giovanissimo, Galluzzo era già un giocatore abbastanza esperto, era la coppia centrale di quel Celano. No, sai con chi mi confondevo la coppia centrale di Chieti? Galluzzo Campagna. Ok, no, qui invece Alfonso Pepe. E probabilmente oltre Pomante anche Galluzzo, quando ha visto Alfonso Pepe calciare, si è tranquillizzato. Questo tiro finisce ben sopra la traversa, e invece quel tiro lo ha condannato alla sconfitta, ma lui gli ha reso omaggio con quell'abbraccio immediatamente al fischio finale. Assolutamente, peraltro non si poteva neanche fare la battuta, finisce sulla puntina, che mi sembra che sia dall'altra parte rispetto, sì, a dove ha tirato Alfonso, sì, a cui comunque facciamo grandissimi complimenti per un gol veramente fantastico. Rivediamo la classifica, poi andiamo in pubblicità. Rivediamo la classifica, perché adesso il Pinetto ha il recupero con il Castelnuovo, sì, e Roberta potrebbe, ovviamente non ce ne vogliono a Castelnuovo, però vincendo potrebbe salire a quota 52. Allora, al netto del fatto che se si disputeranno o non si disputeranno questi playoff, che è ancora da vedere, mercoledì si dovrebbe, utilizzo ancora il condizionale, disputare il recupero del derby. Il Castelnuovo, parlando anche con Stefano, avrebbe chiesto di giocare con il Vasto Girardi e magari spostare il Pinetto al venerdì, ma io penso che il Pinetto non dia la propria disponibilità a questo cambio, perché dovrebbe giocare di venerdì e poi di domenica.
Detto questo, vincendo si porterebbe a quota 52, quindi diventerebbe al netto, insomma, poi del risultato del Matese, terza forza del campionato. Vien da dire che magari se questo atteggiamento e questo tipo di mentalità fosse stato inculcato prima e se non steccato l'inizio del campionato, il Pineto potrebbe avrebbe potuto lottare per la vittoria del campionato. Anche perché, Andrea, l'altro giorno svegliamo una cosa, vabbè, non dobbiamo svelare nulla, sono cose di redazione pubblicissime, si possono raccontare. L'altro giorno stavo controllando le seconde dei 9 gironi di Serie D per controllare poi in realtà quanta parte di quei parametri che riguardano la storia sportiva, il settore giovanile, che poi influiscono al netto dei risultati, quali squadre potrebbero insidiare, potrebbero essere in pole position per il ripescaggio. Senza considerare i risultati, perché non li sappiamo, perché non sappiamo se ci saranno i playoff, non sappiamo neanche nel caso come andranno a finire, ci basiamo più o meno sulla tradizione sportiva, ecco qua, diciamo, mettiamola così. Sostanzialmente diciamo che la più forte delle seconde, almeno dal punto di vista sportivo, è Latina, che è secondo nel gruppo G, che ha fatto anni di Serie B, ha fatto tanti anni di professionismo e che è stato battuto dal Monterosi, che ha vinto il campionato. Nel girone I, se non erro, c'è l'ACR Messina che è primo e l'FC Messina, che però non è, Andrea correggimi se sbaglio, il Messina figlio del Messina che fu, esatto, ma è un altro. È l'ex città di Messina. È l'ex città di Messina. Che è comunque la seconda squadra. La seconda non squadra. Non quella che fa riferimento al Messina storico. Esatto, per intenderci, che invece al CR, che giocava al Celeste, ecco. Esatto. E poi c'è il Picerno, che ha gli ultimi anni in Serie C, e poi non è che ci siano grandissime squadre. Ecco perché io torno al discorso del ripescaggio, anche perché noi capiremo tra poco quante squadre in Serie C effettivamente si reiscriveranno, addirittura ho letto che in Serie B c'è qualche problema anche per il Chievo, quindi attenzione, siccome il momento è molto difficile, in sede di reiscrizione per la prossima stagione bisognerà vedere quante delle squadre potenzialmente che hanno potenzialmente titolo a chiedere di fare la Serie C avranno poi i presupposti per farlo, quanti presenteranno iscrizione e per quanti questa iscrizione sarà messa un po' sub iudice dall'intervento della Covisoc. Quindi se si apriranno dei varchi e delle squadre in Serie D sentiranno la possibilità, valuteranno la possibilità di chiedere il ripescaggio, Latina ad esempio è una squadra che se ha le credenziali economiche, se ha voglia di investire, potrebbe chiedere di andare su. Per il resto probabilmente anche il Notaresco potrebbe giocarsi delle carte, a patto che il presidente e l'intera società siano disposte a sostenere questo sacrificio. Assolutamente. Roberta, grazie per essere stata con noi. Grazie a te, buonasera a tutti. Grazie per essere stata con noi. Noi ci fermiamo per la pubblicità. Non cambiate canale e poi torniamo con la terza e ultima parte dell'Abruzzo del Pallone. A tra poco. Terza e ultima parte dell'Abruzzo del Pallone. Buonasera a Stefano Recanati. Ciao Stefano. Ciao a tutti, buonasera. Andiamo subito a vedere il tuo servizio, la sconfitta, l'unica nota stonata del pomeriggio del Castelnuovo contro il Tolentino 1-2. Bastano due gol nel primo tempo al Tolentino per avere la meglio del Castelnuovo e tornare alla vittoria a distanza di due mesi. Era il 28 marzo, i cremisi espugnavano il Mariani Pavone di Pineto. La formazione abruzzese torna in campo a distanza di 20 giorni dall'ultimo incontro disputato contro la Vastese. Formazione rimaneggiata per Di Fabio, che deve fare di necessità virtù, viste le tante assenze, 8 legate al Covid. Per quanto riguarda la fase difensiva, torna a titolare tra i pali Olivieri, mentre a far coppia con capitan Terrenzio c'è Morganti. A centrocampo la coppia Loviso Gentile, in avanti prima da titolare per Di Stefano, che prende il posto di Legidio. Si rivede titolare dopo un infortunio anche Fagioli. I cremisi a Castelnuovo, con la salvezza già acquisita e con nulla più da dire al campionato, si schierano con il 3-5-2. Strano guida la difesa, a centrocampo Capezzani e Pagliari agiscono da mezzali, mentre in avanti Padovani supportato da Cicconetti. La prima emozione della gara è di marca locale. Buona
deviazione sulla fascia sinistra di Manari che serve al centro area Fagioli che prova di testa in tuffo, ma il numero 9 non inquadra lo specchio. Ancora Nero Verdi per l'occasione in maglia bianca al 15esimo quando Emili prova a sorprendere la difesa mettendosi in proprio, ma la sua conclusione a giro mette solo i brividi al portiere Giorgi. Alla prima sortita offensiva però il Tolentino passa a condurre. Verticalizzazione e pallone invitante messo in mezzo da Pagliari. La difesa di casa sta a guardare, così ad approfittarne Cicconetti che di punta mette in rete. Il Castelnuovo non ci sta e crea subito i presupposti per il pareggio, ancora con Emili protagonista, ma il suo colpo di testa botta sicura chiama il miracolo in corner Giorgi. Dal calcio d'angolo che ne scaturisce lettura difensiva errata dei bianchi di casa e ripartenza velocissima del Tolentino con la sfera che arriva sui piedi di Padovani, ma il suo tiro chiama la super risposta Olivieri. Per ovvie ragioni non può essere il Castelnuovo che siamo abituati a vedere, ma anche la dea bendata gira le spalle a Terrenzo e compagni nell'occasione del 2-0 Cremisi, quando Salvatelli dalla sinistra nel tentativo di mettere in mezzo trova una traiettoria beffarda che infila Olivieri sul secondo palo. Nel finale di primo tempo recrimina il Castelnuovo per un fallo su Fagioli in area di rigore, ma per il direttore di gara non ci sono gli estremi per la massima punizione. Ad inizio ripresa mister Di Fabio si gioca subito la carta di Ruocco che prende il posto di Di Stefano. Proprio in entrato prova a suonare la carica al minuto 12, ma Giorgi risponde presente. L'azione prosegue con la spettacolare rovesciata di Gentile, ma a dire di no al centrocampista è ancora l'estremo ospite che poi si ripete su Fagioli. Poi ancora Castelnuovo ad andare vicino al gol. Verticalizzazione profonda di Bregasi per Emilli. Il fantasista approfitta di un errore del difensore e calcia verso la porta, non inquadrando lo specchio. Ancora padroni di casa alla mezz'ora a provarci da calcio d'angolo. Sfera che arriva sui piedi del neoentrato Bregasi che da due passi mette incredibilmente sul fondo. Continua il monologo dei padroni di casa in questa ripresa che provano al 34esimo a riaprire la contesa, ma il tiro cross di Di Ruocco danza sulla linea di porta e poi viene messa in corner dalla difesa. Per vedere il primo tiro della formazione allenata da Mosconi dobbiamo aspettare il 40esimo quando Ruci prova dai 15 metri con la risposta in tuffo di Olivieri. Due giri di lancetti e arriva il gol meritato che permette al Castelnuovo di accorciare le distanze. L'assist di Rosario Di Ruocco che pesca sul secondo palo Emili, per lui un gioco da ragazzi, mettere in rete. Nei 5 di recupero l'assalto verso la porta di Giorgi non sortisce gli effetti sperati, anzi c'è tempo solo per vedere la seconda ammonizione per Foglia che lascia i suoi in 10 al triplice fischio finale a far festa il Tolentino, ma tanti applausi anche per il Castelnuovo che nonostante le enormi difficoltà del momento ha ancora una volta sfoderato una prestazione da grande. Mister Guido Di Fabio, oggi il Castelnuovo è andato oltre quelle che sono le problematiche Covid, però non ha fatto i conti con la sfortuna e con la direzione arbitrale, diciamo, al limite. No, voi lo sapete come la penso io, che non parlo mai di questi signori perché detto, non voglio dare alibi ai miei giocatori, però innanzitutto voglio fare un applauso ai miei giocatori perché in una situazione così difficile si è riuscita a sfoderare una prestazione spettacolare. Poi ci stanno degli errori individuali che magari paghi a caro prezzo, però avremmo avuto almeno 7-8 palle gol per vincere questa partita. Poi il resto l'ha fatto quel signore lì, cioè, delle cose inammissibili perché non si può, cioè, in due occasioni fallo su un nostro giocatore da munizione dell'avversario, il nostro giocatore cerca di divincolarsi per continuare l'azione e ammonisce tutti e due, cioè, in due occasioni è successo questo, no? Oltre ai discorsi, no? Delle maglie strappate, poi quello è un altro coso, io sto dalla panchina, non posso vedere se è rigore o meno, però mi fa pure la battuta, no? I suoi giocatori mister devono imparare a rimanere in piedi, gli ho detto scusa signore, forse abbiamo avuto il Covid, siamo deboli e caschiamo, però le magliette da soli non ce le strappiamo sicuramente. Vi siete svuotati con la salvezza raggiunta, anche le paure per essere risucchiati nei play-out, e oggi avete fatto comunque nel primo tempo almeno una buona prestazione. Sì, sì, nel primo tempo magari quanto prima potremmo chiuderla. Noi siamo una squadra giovane, tra virgolette, una squadra giovane, manca un po' di esperienza. Ti ho detto, è stata magari questa è stata la partita quando hai raggiunto la salvezza, come dici giustamente te, sei un attimino più tranquillo, puoi giocare tranquillamente. Ma ti assicuro, noi abbiamo fatto sempre buone prestazioni, ci è mancato un vizio di fortuna per fare il salto di qualità. È una stagione che l'abbiamo portato dentro, dove dovremo migliorare, però è una stagione sfalsata per il Covid che è stata dura veramente.
Ecco, cosa secondo lei non ha funzionato nella ripresa? Perché abbiamo visto comunque, a parte un Castelnuovo più arrembante, però voi avete avuto come un po' di paura, un po' di timore. Sì, perché dopo te scarica pure la paura, no, di non portare a casa il risultato, perché tante volte, tra virgolette, ci hanno rubato la merenda all'ultimo. E è stata quella, ci è mancata un po' di gestione, un po' di personalità. Questo però è un problema che fai giocando, i ragazzi possono migliorare soltanto così. E allora, sconfitta non senza qualche polemica, abbiamo sentito, per il Castelnuovo. Poi ho capito anche perché Guido Di Fabio ha detto quel signore là. Perché in realtà il cognome, nome e cognome non era facile, era Maxim Frasiniak della sezione di Gallarate. Stefano, prima di parlare con te della partita, vediamo l'episodio, diciamo quello centrale. Siamo già sullo 0-2, vero? Sì, sì. Per sì. Il Tolentino. È un assist. Calcio di rigore. Di Stefano, mette il pallone in mezzo per Fagioli, vanno giù in due, un difensore e Fagioli lo stesso. Il rigore, guarda, ti ripeto, lo voglio rivedere ancora una volta, però mi sembra che quella maglia si tiri un po' troppo, no? E poi va giù e poi si alza con la maglia totalmente squarciata a Fagioli, sì. Quindi credo che il rigore in questa circostanza sia quanto netto, però poi Andrea, le conseguenze di questo contatto sono abbastanza evidenti visivamente. Sì, ma sia dalla dinamica sia da quella maglia tirata mi sembra che il rigore ci possa stare. Fagioli prende il tempo al difensore che poi per non farsi beffare lo trattiene, quindi insomma il rigore ci poteva assolutamente stare. Per il resto, Stefano, situazione diciamo complicata dal fatto che il calendario del Castelnuovo è stato più volte modificato. Il Castelnuovo ha dato l'apertura anche a giocare mercoledì e venerdì oltre che la domenica, che vuol dire? E sicuramente si farà. Perché domani dovrebbe uscire questo comunicato che permetterebbe anche di giocare venerdì alla formazione nero-verde. Il problema del Castelnuovo è che e oggi non si è visto, vi dico la verità, oggi non si è visto soprattutto nella ripresa, è che il Castelnuovo è stata ferma 15 giorni. 15 giorni di allenamenti solo individuali, si allenano insieme dal 2 giugno, quindi praticamente 3-4 giorni, sì, oggi con 8 indisponibili, metà della quale la squadra titolare. Oggi c'erano tanti ragazzi presi dalla Juniores. Quindi oggi ha fatto una prestazione bella, importante, peccato perché poi non si è riuscito a fare gol. E mi riattacco a un messaggio che ho visto poco fa, allora, sì, che è arrivato, che io avevo analizzato pure in precedenza nei mesi scorsi, anche scrivendo. Ecco qua, okay. Castelnuovo, tutto bello e straordinario, ma chi è che fa i gol? Per favore non mi rispondete Fagioli. Poi come mai gli arbitri fanno tutti i fenomeni, visto il rigore clamoroso sono assegnato ai ragazzi di Fabio e l'espulsione? Ma io non rispondo Fagioli perché Fagioli era un ragazzo, era preso per fare da spalla a due attaccanti che erano Titone e Sbarbati. Per la categoria anche se Sbarbati più attaccante di Titone, sì. Ad onor del vero. Sì, però erano due attaccanti che in questa categoria ci sanno stare, hanno fatto sempre bene. Purtroppo non sono entrati nei meccanismi del mister, poi ci sono tanti problemi che non sappiamo, che sanno loro e quindi noi non analizziamo nemmeno. E purtroppo è stato più volte detto che poi la società è andata sul mercato di riparazione prendendo dei ragazzi, programmando già la prossima stagione, e è mancato un attaccante da doppia cifra per arrivare a quell'obiettivo dei playoff. Non è ancora detto. Però adesso, come più volte anche detto in settimana dalla società, adesso l'obiettivo è recuperare i ragazzi che hanno il Covid e far sì che questa stagione finisca nel migliore dei modi. Eh sì, anche perché Andrea mi pare di capire che a questo punto l'unico obiettivo realistico sia quello di portare in porto la stagione e basta. Ed è un peccato perché il Castelnuovo avrebbe meritato, e l'abbiamo detto in più di una circostanza, di giocarsi fino in fondo le chance per chiudere in zona playoff. Non è detto che non accada, è chiaro che ora si giocherà tanto in pochissimo tempo, davvero noi parlavamo di situazione inedita per il Pineto ai tempi, ma qui la situazione inedita sarà per il Castelnuovo che ha giocato oggi, giocherà mercoledì, probabilmente venerdì e poi domenica, quindi insomma sarà un tour de force clamoroso, le forze non saranno al 100%, inevitabile quando la squadra è ferma da così tanto tempo, molti giocatori non ci sono.
È un peccato, però poi dovrà parlare il campo. La partita di Pineto sarà uno scontro diretto, è molto difficile vincere a Pineto, che a sua volta vincendo andrebbe, come abbiamo visto, al terzo posto, ma se il Castelnuovo passa a Pineto e riscatta la gara d'andata, sembra quasi siano tre stagioni fa, ma se ricordiamo quella sì, partita è vero. Io d'andata, ho perso nella notte dei ricordi la gara sì, d'andata, la seconda partita di andata, la seconda d'andata che il Pineto vinse con gol di Paoli nel finale. Quindi se il Castelnuovo dovesse fare la super impresa, è chiaro che si rimetterebbe pienamente in gioco per i playoff, anche perché poi deve recuperare la gara col Vasto Girardi, la gara con l'Are Canatese, poi ci sono le ultime giornate di campionato, quindi potenzialmente il Castelnuovo ha ancora tutte le carte in regola per provarci. È chiaro che per farlo deve fare questa impresa, cioè fare risultato giocando una volta non ogni tre giorni ma ogni due giorni. È davvero una situazione complicata, complicatissima per il Castelnuovo. Andiamo adesso, resta con noi Stefano, andiamo nelle Marche per chiudere il giro, andiamo a Castelfidardo per vedere lo 0-0 del Giulianova con cui chiudiamo la nostra, il nostro giro di servizi. Andiamo a vedere il pareggio senza reti della formazione di Leonardo Bitetto. Pari e patta tra Castelfidardo e Giulianova è terminata a reti inviolate, una gara che comunque ha riservato qualche emozione. Un punto che serve a poco ai fidardensi, comunque ancora con qualche speranza di agganciare il treno playoff. Ai giallorossi abruzzesi invece consente di interrompere una serie negativa che durava da tre gare. L'assenza di Giampaolo, ex di turno tra i marchigiani, si è fatta sentire. Nel Giulianova Barlafante regolarmente in campo, anche se non al meglio della condizione per il fastidio ad una caviglia. Al Galileo Mancini si rivede il pubblico, ingresso limitato a causa ancora delle restrizioni anti-Covid, ma finalmente i tifosi hanno potuto riassaporare il profumo dell'erba. Buona partenza della formazione di Lauro, che avrà in mano le redini del gioco durante tutta la gara, ma dinanzi a un 5-3-2 assai ordinato, quello proposto dall'11 di Bitetto, ha potuto far poco. Il Castelfidardo vuole sbloccarla subito la partita. Naimbe impensierisce in più di una circostanza Mora, l'estremo ospite è apparso sempre molto attento, soprattutto al 23esimo, quando respinge un diagonale del numero 10 di casa prima che la difesa riesca a pulire l'area. Gli ospiti stanno a guardare, ma sul finire di tempo cominciano a creare qualche insidia. Al 38esimo da registrare una girata di Paudice, mentre poco più tardi gli abruzzesi hanno l'occasione più ghiotta per sbloccare la partita. Tedone ruba palla nella tre quarti avversaria, apertura per Massetti il cui tiro finisce addosso a David. Primo tempo che termina così. Nella seconda metà di gara il caldo si farà sentire, ma dopo appena 80 secondi Mataloni, bella la sua serpentina, ha l'opportunità di far male, ma anche in questo caso, come era accaduto per Massetti, tiro centrale sul portiere. Al nono i locali chiedono il penalty per un sospetto braccio in area su tiro di Naimbe. L'arbitro lascia proseguire. Cambi per entrambe le formazioni. Nel Giulianova via Barlafante, dentro Forcini, il Castelfidardo inizia ad accusare la fatica e subisce il gioco di rimessa dei giallorossi. 26esimo, David ferma il tiro di Tedone, poi ci prova Paudice con un pallonetto con David fuori dai pali. Ancora Tedone al tiro. Infine l'episodio dubbio in area di rigore marchigiana. In pieno recupero, David viene scavalcato dal rimbalzo del pallone. Paudice si avventa sulla sfera e finisce a terra. Per il direttore di gara, l'intervento dell'attaccante è falloso perché il portiere di casa era avanti al numero 9 del Giulianova. Il dubbio però resta anche in questa circostanza. L'incontro termina qui, tra i rimpianti soprattutto dei padroni di casa. La prestazione c'è stata, loro erano molto chiusi e bravi a ripartire in contropiede sugli errori nostri. Dovevamo avere un po' più di pazienza e un po' più di qualità, diciamo, nelle ultime 25 metri, dove abbiamo sbagliato un po' di situazioni dove dovevamo essere un pochino più bravi. Primo tempo abbiamo sbagliato tanto tecnicamente, dove abbiamo concesso delle ripartenze e ci hanno fatto correre dopo all'indietro. Mister, comunque resta l'ottimo campionato del Castelfidardo, no?
No, no, ma quello non, ai ragazzi non glielo toglie nessuno, quello che hanno fatto. È chiaro che mancano 3-4 partite, adesso 3, e quindi fa piacere, cioè, continuare a far bene, a vincere per star lassù, per magari raggiungere un obiettivo, poi magari i playoff non li faranno neanche, però il senso è comunque di continuare a lasciare qualcosa di buono, di positivo, oltre a quello che hanno fatto fino adesso. Quindi, anche perché hanno fatto un campionato strepitoso, secondo me, quindi si meritano ancora di star lassù e di provare a raggiungere, chissà, un posto in classifica onorevole. Bitetto, una partita ordinata quella del Giulianova, che ha creato anche le sue occasioni al cospetto di un Castelfidardo che aveva bisogno dei 3 punti. Lo sport è questo. No, ci mancherebbe, poi noi venivamo da 3 sconfitte consecutive e ce la siamo giocata. Era una partita dove entrambe potevano vincere, forse le occasioni più limpide, abbiamo giocato in maniera diversa noi rispetto alla loro, però le occasioni forse più limpide nel primo tempo le abbiamo avute noi. Loro hanno avuto un'occasionissima in avvio di ripresa, poi nel finale al 49esimo c'è un episodio dubbio su Paudice, lei come descrive questo episodio? No, vabbè, così come l'ha descritto l'arbitro, non credo che ci sia, perché lui il portiere stava già davanti, mi è sembrato, però tante volte io sbaglio in queste cose. Comunque mister, questa è una squadra che ha trovato una sua fisionomia ormai, no? Sì, noi siamo una squadra che in questa maniera noi riusciamo a ottimizzare quelle che sono anche le qualità individuali. Abbiamo delle mezze ali che ripartono sempre velocemente, 2 attaccanti anche molto veloci e bravi tecnicamente, 2 esterni sempre pronti all'azione offensiva, per cui quando ripartiamo siamo molto pericolosi. Eccoci rientrati, andiamo in collegamento adesso perché ci fa particolarmente piacere avere in collegamento con noi il coordinatore della Lega Nazionale Dilettanti, l'avvocato Luigi Barbiera, a cui do la buona serata. Buonasera avvocato. Buonasera a voi, buonasera a tutti i telespettatori e grazie per l'invito. Grazie, grazie a lei assolutamente per averlo accettato. Con lei ovviamente, avvocato, vogliamo capire quali sono le prospettive, anche se siamo quasi in chiusura, di questo campionato. Questione di un paio di settimane fa, la cancellazione dei play-out in Serie D. Innanzitutto un primo bilancio della Lega Nazionale Dilettanti su come è andata questa stagione interamente segnata dal Covid. È andata come nelle previsioni oppure no? Ma la stagione ancora non è andata, deve ancora andare e ci abbiamo da fare ancora altre partite, dobbiamo completare gli ultimi recuperi e comunque credo che sia stata una stagione particolarmente difficile, una stagione che ha messo a dura prova le risorse delle società, una stagione che è stata gestita secondo noi al meglio che si poteva fare. Probabilmente qualcuno potrà dire che si poteva fare ancora meglio, qualcuno poteva dire che si poteva fare diversamente. Noi abbiamo ritenuto di impostare la stagione all'inizio e di gestirla nella prima emergenza e contagi nella maniera che le norme ci permettevano di gestire. Poi verificatesi tutte le situazioni che non sto qui ad elencare, ma che tutti coloro i quali si interessano di Serie D hanno narrato di Serie D, hanno discusso di Serie D, ci siamo fatti carico di impostare presso la Federcalcio, attraverso il nostro organo sanitario supremo, il professor Carlo Tranquilli, un protocollo diverso da quello precedente, un protocollo più responsabile, un protocollo che evitava, come tanti hanno detto, gli escamotage dei furbetti, un protocollo che vincolava tutti, ovviamente senza la convenzione con l'azienda leader in Italia dei tamponi, o in ogni caso per chi ha deciso di rivolgersi ad altre aziende specializzate del settore, abbiamo chiuso il cerchio e dopo un inizio abbastanza faticoso anche nella gestione dei calendari dei tamponi, siamo riusciti a ripartire e oggi siamo qui a raccontare le ultime 3 settimane di campionato. In alcuni gironi ce ne sarà solo una, quella di domenica prossima, in altri ce ne saranno 3, in altri ce ne saranno 2.
Avvocato, la domanda a questo punto è d'obbligo, visto la sorte dei play-out, si può prevedere sorte simile anche per i play-off, cioè la non disputa? Allora, io la ringrazio per questa domanda perché mi permette pubblicamente di smentire chi fino a ieri ha sostenuto su alcuni media, su alcuni giornali, su alcuni siti web che i play-off non si debbano fare. Innanzitutto ricordo a tutti, ma primo fra tutti a me stesso, che i play-off sono stati deliberati in assemblea, è stato fatto un comunicato ufficiale che stabilisce quelle che sono le modalità. Nella prossima settimana molto probabilmente usciranno i regolamenti delle graduatorie, della formazione delle graduatorie dei play-off, per cui utilizzando le date disponibili rimaste senza andare oltre determinati periodi del mese di giugno, cercheremo, anche confidando nella situazione assolutamente positiva della pandemia nel nostro paese e nel numero decrescente quotidiano dei contagi, di poter portare a termine anche questa appendice al campionato. Andrea, una domanda per l'avvocato Barbiero? Sì, buonasera avvocato. Buonasera, insomma, a lei. Quanto è stato appunto difficile gestire questa situazione legata al protocollo? E le chiedo, sarà una domanda che può risultare un po' da irresponsabile, però io insomma la faccio lo stesso. Avete mai pensato nell'ultimo mese, dato il miglioramento diciamo della condizione epidemiologica del Paese, di far venir meno quanto detto nel protocollo? Perché poi anche negli ultimi tempi delle partite sono saltate, e questo ad esempio nel girone F ha portato una squadra come il Castelnuovo a chiedere addirittura di giocare delle partite di venerdì. Ecco, un allentamento del protocollo era possibile farlo nell'ultimo mese, mese e mezzo, alla luce della condizione di miglioramento epidemiologico del Paese, alla luce anche della diffusione dei vaccini? Guardi, sarebbe stato il sogno di tutti noi. Anzi, noi avevamo due sogni: il primo di allentare il protocollo, il secondo di rivedere la gente, sia pure in maniera ridotta, all'interno degli impianti sportivi. Per quanto riguarda il protocollo, non era possibile allentarlo per un semplice motivo: perché essendo un'attività di screening settimanale pre-gara domenicale, tant'è vero che credo che voi sappiate, come lo sanno tutti, che il protocollo FIGC sui tamponi prevede uno screening settimanale per il fine settimana. Sì. Tant'è che chi deve fare il recupero, ha fatto il recupero, dovrà giocare i recuperi, non ha bisogno di fare il tampone anche per le gare di mercoledì. Per cui, essendo un'attività di screening, purtroppo il monitoraggio era fondamentale mantenerlo stretto così com'è, tant'è vero che nonostante tutto, nonostante la pandemia stia avendo numeri decrescenti, il numero dei vaccini aumenta di giorno in giorno, eppure si è verificato il caso del Castelnuovo Romano, che non è un caso che si è verificato due mesi fa, è un caso che si è verificato 15 giorni fa. Per cui, con l'allentamento del protocollo, le gare del Castelnuovo Romano non si sarebbero giocate ugualmente, perché non potevamo pretendere che squadre come il Castelnuovo, chi si è trovato nelle condizioni del Castelnuovo, dovessero giocare con una riduzione drastica e soprattutto con un cambiamento delle linee guida fatto repentinamente, in un momento in cui probabilmente un po' più di prudenza non sarebbe guastata. E così infatti è stato. Le ultime due considerazioni da parte mia, tornando un po' sulla vicenda play-out. Molti, avvocato, dicono: beh, vabbè, nel momento in cui non ci sono più i play-out, molte squadre sono automaticamente salve, il finale di campionato per il vertice viene condizionato dalle sfide tra chi sta sopra e le squadre che stanno nella parte destra della classifica, ma non hanno più la necessità di arrivare, di ottenere un risultato, perché di fatto sono già salve. Ecco, questo in sede di decisione ha contato, cioè era un danno collaterale, un effetto collaterale inevitabile?
Ma guardi, il problema dell'effetto collaterale è a questo punto relativo. Noi avevamo la necessità di riequilibrare un discorso di promozioni in numero inferiore che provengono dall'eccellenza, per cui penalizzare ulteriormente le squadre facendoli disputare i play-out e poi comunicando dopo la fine dei play-out un'eventuale riduzione delle retrocessioni sicuramente andava in assoluta violazione dei regolamenti. Farlo prima di quando è stato fatto avrebbe probabilmente accentuato questo eventuale disagio. Purtroppo nella vita e nelle decisioni da prendere ci sono i pro e i contro. Nella valutazione che è stata fatta complessivamente, condivisa dal Consiglio federale, è stata individuata quel limite temporale oltre il quale non si poteva andare e in ogni caso ha salvaguardato le gare che riguardano anche le posizioni dell'alta classifica, perché se lei va a vedere anche i risultati di oggi di squadre che non dovendo fare i play-out o comunque non essendo interessate dalla sest'ultima alla terz'ultima posizione in classifica, ebbene ci sono stati risultati di squadre che hanno onorato l'impegno con correttezza, con lealtà e che quindi sono assolutamente risultate indifferenti rispetto a questa problematica che conosco bene, è stata sollevata. Ripeto, il momento necessitava di una decisione a tutela delle società di Serie D, a tutela dell'intero movimento, ma soprattutto a tutela di chi ha fatto grandi sacrifici, di chi si è trovato a dover combattere per una zona retrocessione ampia a fronte di numeri inferiori che provenivano dal basso. A proposito di eccellenza, visto che ne ha parlato avvocato, ci dà un giudizio sulla situazione del Comitato Regionale Abruzzese che è passato in corso d'opera da 20 a una ripartenza a 7 squadre? Ma io innanzitutto devo dire che credo che la ripartenza dei campionati di eccellenza sia stata una scelta probabilmente sofferta, probabilmente impopolare per i numeri, ma assolutamente necessaria. E io l'operato del presidente Memmo, ma anche l'operato del presidente Ortolano, ritengo sia ineccepibile sotto questo aspetto, perché nel momento in cui viene data la facoltà alle società di poter ricominciare il campionato con determinate regole, con l'obbligo dei tamponi e soprattutto con una concorrenza di natura tecnica che credo, e se sbaglio mi perdoneranno gli interessati, in una regione come l'Abruzzo avesse tante possibili candidate al salto di categoria, credo che questo sia un merito che vada riconosciuto al presidente Memmo e alla sua organizzazione istituzionale. L'ultimissima, davvero poi la lasciamo, anzi ringraziandola per la disponibilità. Avvocato, quest'anno la Serie D per la prima volta ha aperto, e parlo da persona che vive, che lavora nel mondo dell'informazione, ha aperto agli streaming sulle pagine ufficiali delle società di calcio. Ed è stato un esperimento in molti casi che ha portato dei benefici per chi oggettivamente allo stadio non poteva andare. È un esperimento che potrebbe essere anche il futuro di questa quarta serie, cioè è riproponibile oppure pensa che sia una cosa che rimarrà e rimarrà confinata ad una situazione emergenziale che per fortuna ci stiamo lasciando alle spalle? Ma io le devo dire che l'esperimento è stato forzato, cioè io nel momento in cui ho verificato la chiusura degli stadi con la prospettiva che potesse durare mesi e mesi, la prima riflessione che mi sono fatto insieme al presidente Sibilia, insieme ai consiglieri del dipartimento, è come permettere alle società di poter recuperare tutte le risorse in sponsorizzazioni, cartellonistiche e quant'altro che ovviamente venivano corrisposte nel momento in cui la gente andava sui campi. E quindi diciamo la spinta iniziale è stata quella. Poi ovviamente avevamo necessità che non fosse liberalizzata, ma non perché abbiamo un sentimento
offensivo nei confronti dei media, ma perché volevamo responsabilizzare le società che decidevano autonomamente se trasmettere la gara in streaming, però lo dovevano fare attraverso il proprio sito. Questo per evitare speculazioni, per evitare di tutto. Devo dire che a oggi l'esperimento, se esperimento dobbiamo chiamarlo, ma la soluzione, mi piace meglio chiamarla così, è riuscita benissimo, tant'è che oltre a lei tanti presidenti di società mi hanno chiesto se abbiamo in mente di riproporla per il prossimo anno. Ovviamente sarà motivo di riflessione, tenete però presente che noi abbiamo un obbligo di tutela dei diritti televisivi delle emittenti che intenderanno acquistarli, così come anche quest'anno, laddove c'erano le esclusive o erano stati acquistati alcuni pacchetti di gare di società, non è stato possibile consentire lo streaming. È una valutazione che faremo e sicuramente è una valutazione che andrà ad inserirsi in un progetto di visibilità mediatica intesa come streaming, ma permettetemi di ricordare l'ottimo risultato che stiamo avendo in termini di audience e di numero di spettatori con le gare in diretta su Sport Italia. Presidente, avvocato, le chiedo rapidamente una domanda flash. Le date dei playoff saranno il 23 e il 27 giugno. C'è anche il rischio di poter andare, arrivare al 30 di giugno, addirittura al mese di luglio, ma poi siamo assolutamente in difficoltà? No. No, mi scusi se l'ho interrotta. Sì. Allora, credo che se non domani, martedì, saranno ufficializzate le date. Le date dei playoff seguiranno immediatamente la conclusione del campionato. Le squadre, i presidenti, le società, i tecnici, gli allenatori hanno già subito un tour de force importante. Prolungare ancora, anche se magari di 3-4 giorni, sarebbe secondo me inutile e nello stesso tempo permetterebbe a tutti di poter giocare e completare, speriamo, questa stagione con grande sacrificio, ma con la soddisfazione che il verdetto è venuto dal campo in maniera inconfutabile e in maniera indiscutibile. Quindi 23-27 sono le date più realistiche? Sicuramente sì. Grazie. Grazie avvocato per essere stato con noi, grazie della disponibilità, anche averci chiarito un aspetto che è quello della disputa dei playoff, che ha fatto molto discutere non solo da noi ma anche insomma nel resto dello stivale, perché tutti vogliono sapere. Grazie all'avvocato Luigi Barbiero. Grazie a voi e buon proseguimento. Grazie davvero. Insomma, anche questo è una notizia importante, cioè i playoff si faranno a differenza di quanto è stato per i playout, 23-27. Queste dovrebbero essere le date. Oh ragazzi, io sono le 21:10, avrei terminato. Grazie Stefano. Grazie a voi. Buonasera a tutti, ciao. Grazie Andrea. Hai visto? Tutti. Abbiamo tirato fuori la questione playoff. Siamo venuti a capo. E saranno contenti a Pineto e Castelnuovo, perché c'è modo di dare ulteriore concretezza a questo finale di stagione. Eh sì, grazie Andrea. Grazie, ciao a tutti. Grazie a Maurizio Dagui in regia, grazie a Karim Finotti sempre in regia, grazie a tutta la squadra di TV6, tecnici e giornalisti, anche oggi davvero un lavoro egregio. Grazie soprattutto a voi che ci avete seguito, ci vediamo domenica prossima sempre con l'Abruzzo del Pallone, ore 19:30 su TV6. Canale 14 del Digitale Terrestre. Buona domenica.